Questo è un commento straordinario, quando non sono ancora certi i risultati elettorali, ma dall'intenzione di voto si può sbagliare, ma non di troppo. Ci sono alcuni dati politici significativi al massimo. Il primo, i grillini sono scomparsi, cioè dove amministravano le città sono stati travolti, a Torino ma anche a Roma. A Roma all'ultimo momento è arrivato la Raggi e anche l'appoggio di Conte. Conte è travolto assieme a loro, quindi è diventato responsabile dei grillini ed è un caso, perché oggi comincia a essere uno zombie della politica. Questo è il primo dato. Il secondo dato è che a Roma, se il PD non avesse insistito a ostracizzare Calenda, con Calenda o appoggiando Calenda o assieme a Calenda, avrebbe vinto al primo turno le elezioni. Il terzo dato è che il centrodestra senza Berlusconi non ha un'anima e non ha un candidato. A Milano viene spazzato via. A Roma il candidato va al ballottaggio, ma a Roma c'è una grande forza del centrodestra e non basta, perché pure il ballottaggio a Roma è in forze per il secondo turno, considerando che i voti di Calenda potrebbero andare soprattutto a sinistra, anche se lui ha preso voti anche di centro. Beh, con queste piccole osservazioni e questa analisi si può dire che cambia ed è cambiata la politica italiana. Vedremo poi più tardi i voti dei partiti, che sono significativi.